Tam vi dice di prendere l'ascensore e di andare al piano inferiore, che lì avrei incontrato una persona o qualcuno, un taxista, adesso non so bene, comunque di andare giù e prendere qualcuno, un taxi che mi portava a Cugiono. Io non convinta, perché pensavo che fossero, comunque mi stava, ho intuito che fossero degli abusivi quelli del piano Cioè, inferiore. Chiedo. praticamente quando sei scesa hai visto i taxi, ma non avevano i segni, in pratica. Io quando sono scesa non avevano insegne, non Ok. avevano. Io ho visto un signore che era lì appoggiato come se aspettasse qualcuno e mi chiede se ho bisogno di un taxi. Io gli dico di sì, così anche un pochino sorpresa, perché non mi sembrava un taxista vero e proprio. Prendo il ta mi accompagna la macchina. E vedo che una macchina senza un'insegna, senza un. C'era un abusivo. Cioè, Ma il problema non è questo, il problema è che praticamente il. questo signore non aveva un'auto normalissima come Avevo può una essere macchina, la avevo mia e una la tua. macchina, aveva la macchina privata, non aveva un'insegna, non aveva E niente. quindi ti ha offerto, e per il prezzo e via, come hai fatto? Ho chiesto se avevano delle tariffe e mi ha detto che loro vanno a chilometro. Mi ha dato un libricino da visionare, dove ci sono tutte le località, e vanno a chilometro, vanno. Io ho pagato 60 euro, ho Ecco, fatto i bravo. conti, 30 chilometri, o perlomeno 15 andata, 15 al ritorno, ho pagato 60 euro, 2 euro a chilometro. Quindi, per ricapitolare velocemente, sei scesa a Malpensa, sei andata nell'area taxi, Sì, giusto? esatto. I Mi tassisti hanno detto di ufficiali no. ti hanno rimandato Giù. giù sotto, dove un personaggio ti ha detto: sono io il tassista che Sì, stai mi ha detto c'è il aspettando. contaxi, io le ho detto di sì e mi sono dovuta fidare di questa persona. La denuncia vera, 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 propria è il fatto che La denuncia vera e propria scendendo è il verso i taxi. taxisti che non hanno dato un servizio. Io mi sono convinta, per me era la cosa più normale di questo mondo, prendere un taxi e che mi portasse a casa, cosa che non si è verificata, perché tutti hanno detto di no. C'erano decine e decine di taxi parcheggiati e tutti si sono rifiutati di portarmi a Cugiono. Perché la corsa era breve, perché aspettavano probabilmente tutti quelli da Milano, Sì, preferivano preferivano delle un corse tragitto più lunghe. lungo dove magari guadagnavano 150 euro anziché 60. Ok, Brigida, ti ringraziamo A voi. e vediamo se riusciamo a smuovere qualcosa, perché il servizio pubblico va rispettato. Certo, assolutamente sì, di questo ne sono convinta, perché altrimenti non sarei qua a parlare di questa cosa. A Grazie, voi, ciao. ciao, grazie.